Un saluto a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento del venerdì con il convoglio. Hi everyone, welcome to the stream. Today we will do our trip, our convoyo, the Wednesday. Thank you. E adesso si parte. Let's go. Andiamo a prendere il carico. E procediamo. Adesso procediamo. Let's proceed. La sfida di oggi metterà a durissima prova i 580 cavalli del nostro amato Scania. Today our friend Scania, it will do a very hard job. We will transport a locomotive. E appunto oggi trasporteremo un bel locomotore. Ovviamente offline ho già sistemato tutta la parte meccanica del camion, quindi bisogna soltanto proseguire. Offline I make a setup for a better trip. The engine is always the 580 horsepower, but I changed the gearbox. Should be the 12 plus 2. Il cambio dovrebbe essere il 12 rapporti più le due marce ridottissime. Metteremo veramente a dura prova il nostro amato camion, il nostro amato Scania. Our Scania will work very hard. Our beloved load Scania or Scania. Not here, he's not here. He's a conclusion. Next. This one. Zona industriale. Alla rotonda
Alors, prenez la troisième sortie. Sortir maintenant. Maintenant. Aujourd'hui, le défi, il est très 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 dur à faire. Je dois transporter un locomoteur. 580 chevaux. Un cheval. Un cheval. De puissance. Et puis, on va voir. C'est dur, dur être un Scania. Oh là là là. Bébé, c'est dur, dur être un bébé. Merci. Che dite? Riuscirò a superare questa prova? How do you think I will win this challenge? Do the job on the best way? Che non è la marca delle piscine. Quanti chilometri mancano? Ah, siamo arrivati. I was asking to myself how many kilometers I was far from the place. Oh la la. Pianale ripassato, sembrano le stesse. I can't see any difference. Ok, let's take this one. Good luck, buona fortuna, bonne chance.
Let's take a shot before moving. Andiamo. Let's go, girl. Let's go. Yamma, yamma, goppa, yamma, yamma, funiculi, funicula, funicula, goppa, funiculi, funicula, pam, pam, pam. Il nostro viaggio è cominciato. Questo è il convoglio del venerdì, quello organizzato dalla Danke Transport SRL e dall'angolo dei simulatori. This is the convoy organized by the Danke Transport SRL and l'angolo dei simulatori group Facebook group. And in this moment I'm traveling alone. Because this is a so good idea, give continuity. Continuity to a kind of tradition or the Wednesday night.
questo tipo di carico è molto difficile da riuscire a trasportare senza danneggiare. This kind of load is quite hard to transport without damaging. I will try today or tonight. And the biggest challenge is try to drive the cleanest way possible. No road infractions. Cut road infraction, no. We will try. Slatina. I don't want a ribaltation. Non vorrei ribaltarmi. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che durante le repliche si iscrivono al canale. I would say many thanks to anyone that follow the channel when I am offline, and I am transmitting some replicas. Volevo ringraziare tutti coloro che si iscrivono al canale quando sono offline e che seguono le repliche. Thank you. Grazie mille per la vostra fiducia. Continuiamo con il nostro viaggio verso il miliardo di euro. Let's do our trip.
for the billion of euros. Loco, dirai che sono loco, 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 loco. Ebbene sì. Sono molto preoccupato quando la cabina del camion si inclina tantissimo. I am very worried when the cab truck is an atypical inclination. But so far so good at the moment. Per ora va abbastanza bene. Sempre dritto. Go straight on.
andiamo avanti con il nostro viaggio. Camere, sembra scritto in italiano, siamo in Romania. Spingi, spingi. Push, push. E up and down. Keep moving on. Shake it on. Are you ready? E up and down. Shake it on. Are you ready? E up and down. I don't know why, but I have always, when I do a curve, that I will remelt it all thin. I hope that will not happen. Non so perché, ma ogni volta che prendo una curva e la cabina si inclina, temo sempre per il ribaltamento del mezzo. Speriamo di no. Pom 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 porovorom.
stiva a bucanna. Mestiere Boltanno si è abboccato un tren road. Spingi, spingi. Abbiamo già consumato quasi un quarto di serbatoio di gasolio. We at least consummate a quarter of the reservoir of diesel. E il carico è pesante. Dobbiamo proseguire dritto. È bello difficoltoso riuscire a farlo salire. I cavalli del motore sono quelli che sono. I giri salgono in maniera piuttosto lenta. So the engine is doing a so hard effort. But it goes. Hello my friend, in this moment I'm live on Twitch, Dub Logistica 1, over.
sicuramente. Non sta collegato sul canale 19. Hello, my friend. In this moment, I'm live on Twitch, Double Logistica One. Over. Mi sa che si è allontanato, quindi non ha copiato. Per dirlo in gergo, nel linguaggio normale, non ha sentito. So, the other driver was so far from my position, so I suppose he didn't copy. This is the radio slang that means he didn't understand my message. George. Che strane trombe, via. No ABS. No diesel. Ad un caffè e la naffeta. Thank you.
e saccare di tutti malevo. Tutte le macchine che passano, io non affermo in coppia più. Hello, hello, I'm now live on Twitch, Dub Logistica One. Over, over. Devo seguire dritto, vero? Qua? Sì, ok. Lo seguiamo dritto. E andiamo avanti. Proseguiamo dritto. Andiamo dritto. E vediamo un po'. Siamo arrivati in dogana. Ok, dove si trova? Dovrebbe essere qua, credo. Should be here. The wait station. Ok, is here. I tried a three wheel. Tre ruote, rabbia. Eccoci qua, siamo di ritorno. Iniziata ora a piovere. It's raining. Ai ai ai. Ah, ma sto Marvel, se non mi sbaglio, è pure la prima. Hi Manuel, do you copy me? Over, over. It's too late to apologize.
It's too late. Semaforo a destra. At the traffic light, I must turn on the right. I try to, if possible, to stop before the black traffic, in case that another trucker didn't curve on the right way, he have
enough space to curve and turn securely. Curvare, sterzare, girare. Dovrebbe diventare una corsia doppia su una sola carreggiata doppia senza di circolazione. Ah, e qua me l'ho in brise. This is an enterprise. Impresa. Pom 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 by Alan Silvestri. You will find his Facebook page, Alan Silvestri Music Film, per gli appassionati di Ritorno al Futuro. La colonna sonora di Ritorno al Futuro, che è stata composta da Alan Sorrenti, come hanno detto, Alan Sorrenti è un altro cantante. Dammi il tuo amore, non chiedermi. Alan Silvestri, ecco, Alan Silvestri, scusate il lapsus, alla sua pagina Facebook che si chiama Alan Silvestri Music Movie, mi sembra. Se siete appassionati di Ritorno al Futuro, date un'occhiatina alla pagina. E adesso rilassiamoci un po' con la buona musica che solo Dub Logistic ti offre. Soft gaming, dico, rilassati, relax, take it easy, ti porto io a casa. I bring you at home, don't worry, relax. Relaxez-vous. Je vous ramène chez vous. Je vais vous ramener chez vous. Allora, io direi di fare carburante. Je vais faire Je vais acheter du diesel. Diesel au camion. I will light a little of diesel in the truck tank. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Tico, Tico,
Bye bye Geppino. Ciao Geppino. Scusate. Decisamente molto dura questa sfida. It's so hard, this challenge. Very, very hard. Se devi e tu e io. Another tight turn. I will try to fix you. Soffrono stress, soffrono stress, mi fuori forma. Sono in una boy band, sono in una boy band. Ci deve essere un errore. Oh yes, oh yes. Rispetto a qualche anno fa, su Trackers MP oramai ci sono veramente pochissime persone, perché tutte quante ormai usano il multiplayer ufficiale with the reference of a few years ago. You will find a very not so much, not many people running on
working on the trackers MMP. They are the most part of them. Use the official multiplayer. But I still affectionate to the this one, to the Trackers MP version. This is the oldest one, and this is the first one I farmed for multiplayer. Stavo per ribaltare. È un lavoro molto difficile. Con 580 cavalli, circa 600 cavalli, il mezzo direi che si comporta egregiamente. With 580 horsepower, the engine is working so good. Fuel consumption is very high, but this is normal. Ovviamente con un motore sottodimensionato aumenta anche il consumo del carburante, quindi di conseguenza consuma più del solito, però va bene così, è tutto abbastanza equilibrato. Quindi dico taco, taco, dico relax, enjoy the ride, rilassati e goditi il viaggio, rilassati, relax, relax. Musiche mi rilassano.
rilassano tantissimo, ma resto sempre vigile ed attento. Sì. Slovenia. Polonia. Poland. Polska, Polska. Polska. Ukraina, Bratislava. Grazie per il follow. Benvenuti. Thank you for the follow. Welcome. Welcome to the channel, to the stream. Thank you, thank you, thank you. Grazie mille. Questo è un sospiro d'amore. Si smaniacolo tu, ma che sta mora, te li mangiano così, hanno me cora, te li mangiano così, hanno me cora. L'amore, I want to know what love is. And now you can show me.
I want to know what love is. And now you can show me. I want to feel what love is. Foreigner, I want to know what love is. The title is the title of this song. Foreigner. Fragner. Quella parola là. Forastiero. Si smani brutto. A chi sta amore? Ma già così Anna me cora This is an ancient Neapolitan song. The name is Anema e Core C-O-R-E Anema E-M-A. Alfa November Echo Mike Alfa Echo Space Charlie Oscar Romeo Echo Anima e Core Anima e Core sono be alright Anima e Core Anima e Core Pino Daniele Anima e Core sono be alright Anima e Core Anima e Core sei la mia sete Vienna Sono molto seriosi. Voilà, il Ste 05, buonasera. Ben ritrovato nel canale qua. E grazie per essere passato in live. Presidentissimo, o vuoi che ti chiami direttamente Super Mega Presidente? Tutto bene, grazie. Sto facendo un po' di chilometri questa sera, all'incirca un paio di migliaia di chilometri, e sto trasportando una locomotiva con una Scania da 580 cavalli e devo ammettere che nonostante i cavalli la potenza del motore non sia particolarmente alta. Il mezzo si comporta degnamente del nome Scania grande mezzo. E tu, anche tu utilizzi giochi ad Euro Truck e American Truck o uno dei due? Beh sì, 580 cavalli, direi che sono pochi,
e sono tanti quanto, se non ricordo male, il DAF, se non ricordo male anche lui, o 580 o 560 cavalli. E sì, al momento hai perfettamente ragione, si sta sforzando, infatti beve in una maniera incredibile, tanto. Ho fatto già un pit stop e sto quasi consumando il quarto di serbatoio che ho rabboccato una mezz'oretta fa, più o meno, di gioco in tempo reale. E sì, purtroppo il motore è soggetto a uno sforzo enorme, quindi di conseguenza bevicchia, e al momento insomma non si comporta proprio malaccio, ma insomma direi che GG sta andando abbastanza bene. Anche tu sei appassionato del genere Euro Truck, American Truck? Ci sono problemi, io sto qua. Fai pure con calma. No problem. Ma direi proseguire. So, let's go. The friend list 05 was saying that he saw the truck in trouble. He's right. Maybe 580 horsepower are not enough for this kind of transport, as you can see, but it does the job so good. Lo fa abbastanza bene il suo lavoro, questo 580 cavalli consumicchia, però forse leggermente sottodimensionato per questo tipo di carico, però va bene così. Farming 22, siamo tutti in trepidante attesa, noi appassionati di farming, di vedere un po' il primo gameplay come sarà. E nel frattempo ci godiamo Euro Truck e il lavoro, il grande lavoro che stanno facendo gli sviluppatori per rendere questo gioco sempre migliore. Quella non ci sono problemi, siamo sempre qui più o meno, quindi
non ci sono problemi. E dicevo, anche tu sei appassionato del genere di giochi su di giochi sul trasporto, del trasporto su gomma, oppure hai altri gusti tipo farming, queste cose qui? Aspida, quindi sei un vero e proprio appassionato dei simulatori in generale. Hai mai visto un gioco che si chiama House Flipper? E in questo gioco qui praticamente tu il gioco, ah perfetto, quindi è inutile che ti vada a spiegare, quello pure è abbastanza simulativo, quello lì. Infatti non sono un designer o non mi reputo una persona fantasiosa, però ogni tanto mi diverto a rigiocarci e a mettere, soprattutto con l'ultima DLC, quella lì con le cose ambientate nello spazio, mettere le scritte in neon, le lampade particolari. Poi c'è anche, non so se conosci questo pacchetto, ci sono anche tutta una serie di mobili in stile spaziale, pavimento antidistruzione, insomma qualcosa di particolare che insomma arricchisce quello che è un gioco particolare. E infatti ieri l'ho portato e ho fatto un po' di cose, ho trasformato un piccolo monolocale in un ambiente, diciamo, ho cercato di renderlo quanto più accogliente possibile, ed è uno degli ultimi video che vedi nel canale qua. E insomma io ho messo queste scritte a neon anche all'esterno, è stato qualcosa di particolare, un po' che richiama un po' i locali nightclub, come diceva Totò, i Nigd Club, il principe Antonio de Curtis, il grande principe Antonio de Curtis, a Nigd Club. E me ne va quante chiode. È uno sketch di miseria e nobiltà, non so se hai mai visto questo film. E lo sketch in cui c'è lo mette, solitamente li mette in automatico quando scelgo il format, solo che non seguo molto le tag, una volta le impostate poi io i titoli li imposto da Gamecaster, quindi faccio tutto dal software. Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Devo andare a riguardarmi con calma il tag, la tag.
e andare a controllare meglio, perché i titoli non li metto su Twitch direttamente, ma li inserisco sul Gamecaster. Ok, grazie per il consiglio. Io purtroppo no, l'ho impostato all'inizio, poi non sono andato più a ricontrollare i tag, questi qua. Grazie comunque per il consiglio. Poi andrò a sistemare appena. Quale tag mi potresti consigliare? Tipo per esempio su Eurotruck, almeno così mi faccio un'idea e prendo spunto, perché sono molto aperto ai consigli delle persone, per cui se magari ecco, mi suggerisci qualche tag, io poi lo vado a sostituire, metto quello piuttosto che un altro. Sì. Sì, perché poi utilizzando diversi giochi, poi non mi vado a scervellare, cioè a cercare la tag giusta. Infatti, solitamente ho lasciato questa tag abbastanza datata, però quando poi vanno in replica, che poi li metto. Allo, 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 allo. On è live on Twitch, Double Logistica One. Over, over. E ti dicevo che non presto attenzione, perché sono più concentrato su quelli che sono gli aspetti tecnici della diretta, assicurarsi che la live non abbia cali di fotogrammi o altro genere, e quindi mi concentro prettamente sul gioco e sulla parte tecnica. Le tag infatti io non le considero, metto il tipo di gioco, cioè il tipo di format, queste cose qua, poi dopo
fatto quello just chatting piuttosto che farming eccetera eccetera, e poi dopo faccio gestire tutto in automatico. Nonostante un annetto di iscrizione a Twitch, resta sempre un dilettante. E poi non si finisce mai di imparare, per cui io sono più concentrato sulla parte tecnica, cercare di seguire la chat, seguire il gioco, ma di altro non è che presto molta attenzione. Non so se hai sentito che il 22 novembre esce Farming 22. Sì, me la cavicchio, ecco. Non sono bravissima, diciamo, ma cerco di produrre video old school, senza artifici cromatici, colori particolari, no. Sono un fotoamatore vecchia scuola. Ho iniziato a scattare le prime foto sul rullino e lì c'era un processo e un procedimento lungo per lo sviluppo. Sì, vabbè, una macchina analogica e una digitale. Io ho una piccola videocamera della Sony, quella lì è di gamma piccola, e poi ho una Canon 350D, e quella lì la devo sostituire. In realtà ho anche la 40D, e quella lì uso molto più spesso la 40D, che mi fa portare a casa scatti sportivi, perché è un po' più reattiva rispetto alla 350D, che l'ho un po' abbandonata. Ogni tanto faccio girare un po' di corrente, carico le batterie, insomma, ma non la utilizzo come la 40D. Pinnacle 22 e poi il Photoshop, vecchissimo Photoshop che c'ho dal 2002. Mi uscì con il modem 56k, nonostante, diciamo così, la sua età, gira bene. Ce l'ho ovviamente su un PC muletto più piccolino, dove c'ho installato Windows XP a 64 bit. E Adobe nell'ultimo periodo ha fatto i software che non ti danno più la licenza vita, e questo è un po', come dire, dal punto di vista commerciale sarà sicuramente un'ottima trovata, però per chi come me non è un professionista e gli basta il software base, e quindi è un po', come dire, un investimento che il professionista può fare con il cloud e tutte queste cose qua. Ma chi come me è un fotoamatore così, non lo fa per mestiere, quindi non ha introiti
non è proprio il massimo. Ah, ho capito, sì. Oh, io l'ho preso normale. Poi ci sono anche ottime alternative al Photoshop. Uno è, ora mi sono scordato, c'ha il simbolo della volpe sul software, che adesso mi sfugge. E poi ce ne sono diversi a buon mercato. Però poi quando ti abitui ai comandi del Photoshop, e poi risulta un po' fastidioso, diciamo così, andarsi a cercare i comandi nel nuovo software, perché poi se ne usi due diversi è un problema, perché devi continuamente fare pratica per evitare di dimenticarti l'uso di uno dei due software. E quindi bisogna stare indietro a queste cose qua. Però per quello che ne devo fare io. Ah, ecco, e allora a te sì, in quel caso lì a te sì, conviene. E conviene sì, però io Pinnacle lo utilizzo ma 2004. Quindi sono un bel po' di anni. Sono partito con la versione 9, poi ho preso la 19, la 21 e la 22. La 22 mi serviva perché aveva l'opzione per l'acquisizione multicam. L'ho pagata qualcosina in più, però avendo il software già acquistato, durante l'acquisto come aggiornamento mi hanno fatto un piccolo sconto, per cui l'ho pagato, mi sembra un'ottantina d'euro, ma sono già 4 anni che lo sto spremendo per bene il Pinnacle. Io diverso tempo fa ho provato l'Adobe Premiere, però era un po' più complicato. Professionalissimo, da questo punto di vista sicuramente tre spanne sopra il Pinnacle, però è più semplice il Pinnacle. Poi in base al software che utilizzi ti appassiona, quindi riesci ad essere molto più portato per un software piuttosto che un altro. Ah, la Mark 3, sì. Mannaggia, mi sono distratto. La Z6, se ma dici la mirrorless, a me per esempio piacerebbe acquistare una Fujifilm o Fuji, perché ah sì, allora ho capito quale dici, perché sono compatte e poi essendo partito dalla fotografia analogica, avendo anche la simulazione della pellicola, è un qualcosa di spettacolare. Nonostante io comunque sporadicamente scatto anche su pellicola bianca e nera, però Fuji J FUJI. Perché intanto sono compatte, poi per esempio ci sono anche quelle lì che hanno un'ottica fissa, quindi anche il 24 mm va benissimo. Dici delle Fujifilm? Dai, sì.
Io ho visto la X, mi pare la XT2, qualcosa del genere. Però al momento costicchiano. Perché vorrei prendere una fotocamera compatta, ma di qualità, perché c'ho anche una compattina, un Olympus. Però sai, quando vieni dalla reflex, la noti la qualità, che è proprio di tutto un altro livello. Ma infatti io, a me infatti servirebbe come secondo corpo da affiancare alla 40D, invece di prenderla compattina che non mi dà il file RAW decente. Insomma, ma è da provare, perché ti ripeto, non so tu, ma se hai scattato fotografie su pellicola, la qualità dell'immagine non è un granché. I colori nulla a che vedere con l'ambito dell'ambiente digitale. Stiamo parlando comunque di due generi diversi, due modi diversi di percepire l'immagine. Io che sono partito dall'analogico più, il mio occhio più è abituato, ecco, è più tollerante rispetto a chi è nato in digitale. Sì, ho capito qual è la sua macchina fotografica, l'ho vista, che poi un po' di... E se non mi sbaglio anche full frame, se non ricordo male, una mirrorless full frame, tipo la 6D. Mark II, insomma la fascia diciamo professionale di Canon. Io ti ringrazio per essere passato qui in live. I droni è tutto un altro mondo. Iste 05, io ti ringrazio per essere passato in live. Ti ringrazio per avermi tenuto compagnia. E approfitto per gli amici che stanno guardando il video in live. Passate a trovare l'amico Ilste, tu hai un tuo canale qui su Twitch, così facciamo anche un po' di pubblicità, che dici? Scrivi soltanto il nome senza il link, così magari chi guarda sto video, il video qui su Twitch o in replica su YouTube, passa a lasciare un bel follow al tuo canale. Ilste05, allora amici, state guardando questo video su YouTube,
passate nel canale Twitch dell'amico il Ste05 e lasciate un bel follow che non costa nulla. So please friends, if you want to leave a follow to Ilste05 channel, it's free and you will do a great thing. This video you will find on YouTube on Sunday. Per voi che guardate il video, che state guardando il video, il video, quello del convoglio, sarà disponibile la domenica sul canale YouTube Dub Logistica. E vi invito a passare sul mio canale YouTube che è Dub Logistica, se vi va a seguire il canale YouTube per farlo crescere. Se vi è piaciuto il video, se vi piace qualche video, lasciate un bel pollicione in su. Nel link in descrizione, come sempre, troverete il link per poter acquistare Euro Truck Simulator 2 scontato. So if you watch this video on YouTube, you will see the convoy video every Sunday. And below in the description you will find my social media links, Dub Logistica Instagram, Dub Logistica Steam on Facebook. Grazie a tutti per essere stati qui e per aver guardato questo video. Thank you everyone for watching this video and behind here, and see you next time, and stato buona. Ciao, thank you, bye bye.